19 marzo 1959 nasce Pino Daniele a Napoli, il consigliere Borrelli, il bar Gambrinus lo vogliono ricordare con un dolce a lui dedicato, il Pinuccio, ma soprattutto con questa meravigliosa opera di alta pasticceria. Sinapsi News e Napoli News Magazine stanno seguendo. Assaggiate questi bellissimi dolci, siamo in diretta. Assaggi questo dolce dedicato a Pino Daniele, è gratuito, venga, non si spaventi. È il Pinuccio, un dolce dedicato a Pino Daniele, buonissimo. Francesco Emilio Borrelli, sempre sensibile a queste problematiche che affliggono la città, poco anzi parlavamo di assenza dello Stato più che della famiglia, però noi stamattina siamo qua a festeggiare la festa del papà, siamo qua a festeggiare un personaggio non napoletano, universale, quale Pino Daniele. Non possiamo però non ricordare appunto quello che dicevi tu, un papà che è stato brutalmente massacrato 20 giorni fa alla fermata della metro di Chiaiano. Sì, oggi il Pinuccio è dedicato a questo papà, una famiglia che oggi non potrà festeggiare la festa del papà perché il loro padre è stato brutalmente ucciso da alcuni piccoli criminali. Per quanto ci riguarda, questa iniziativa di oggi ricorda Pino Daniele, che oggi è il suo anniversario, ma ricorda, poiché capita in contemporanea con la festa del papà, ricorda anche questa famiglia che non potrà festeggiare la festa del papà, e a loro dedichiamo questa iniziativa, ricordando anche un'altra cosa. Pino Daniele non solo è un simbolo napoletano, ma è un simbolo nazionale e internazionale, e troviamo davvero strano che a ricordarlo siamo sempre soltanto noi e non c'è una programmazione speciale legata alla sua figura e alla sua produzione artistica a livello nazionale. Non c'entra niente con quello che stiamo festeggiando oggi, però ci piace, anzi è doveroso ricordare la scia di sangue lunghissima che vede però anche tante donne uccise, tante mamme sottratte appunto alla famiglia, ai propri figli. Ieri a Palermo una mamma di 20 anni, pochi giorni fa un'altra, ieri ancora uno a Terzigno. Cosa sta accadendo in questo paese? In questo paese si è tollerato troppo, pensando che i criminali debbano essere solo recuperati e quindi non c'è certezza della pena. Alcuni di loro pensano che possono uscire di galera, e purtroppo anche certe volte avviene anche dopo pochi mesi, anche se commettono un omicidio. Se sono minorenni addirittura pensano che in galera non ci andranno mai. Bisogna ritornare ad avere la certezza della pena e una repressione chiara nei confronti dei delinquenti. Se uccidi una persona ti devi fare certamente minimo 20 anni di carcere o addirittura fine pena mai. Questa è una posizione chiara, come deve essere chiara la repressione nei confronti delle baby gang, coprifuoco a Napoli e provincia nei confronti dei minorenni non accompagnati dai genitori. Non si capisce per quale ragione al mondo ci possa essere il diritto da parte di alcuni genitori a far stare fuori casa alle 3 del mattino figli di 8 e 9 anni. Sono colpevoli questi genitori, sono colpevoli di abbandono di minore, e noi dobbiamo dirlo ad alta voce, perché si è pensati oramai di avere solo diritti, anche diritti a fare cose allucinanti come lasciare bambini minorenni alle 3 alle 4 del mattino liberi di scorrazzare per la città, rispetto ai doveri di essere genitori. E per quanto ci riguarda, le famiglie criminali, non solo quelle dei camorristi ma anche le famiglie con pregiudicati più volte condannati, a loro devono essere sottratti i bambini fin dalla nascita, perché non fanno bambini per amore ma per una valanza. Sempre qui al Gambrinus, in compagnia di Massimiliano, responsabile della pasticceria di questo straordinario storico bar che è il Gambrinus. Che cos'è il Pinuccio, Massimiliano? Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori? Il Pinuccio è un dolce simbolo per ricordare Pino Daniele. E Pino Daniele ci ha dato tanto nel corso della sua vita e della sua carriera artistica, e in un certo senso penso che ogni napoletano voglia in qualche modo restituirgli qualcosa. E nel nostro caso lo facciamo nell'unico modo che lo sappiamo fare, cioè facendo dei dolci che volenti o nolenti restano un poco nella storia della città e nella storia dei locali, ma soprattutto nel cuore della gente. Quindi abbiamo dedicato questo dolce, il Pinuccio, appunto, e che fondamentalmente è un dolce di moda, se vogliamo, in questo periodo, perché è questa sfoglia della sfogliatella farcita con cioccolato, ricotta e cioccolato bianco. Quindi è un modo per dire a Pino Daniele un grazie per tutto quello che ha fatto per noi. E noi ringraziamo Massimiliano e anche questa meravigliosa struttura, ribadisco, storica e bellissima. Grazie Massimiliano. Grazie a tutti.